La borghesia sta celebrando questo centenario della rivoluzione russa fondamentalmente in tre modi. Il primo è il più classico, è la congiura del silenzio, cercare di parlarne il meno possibile, di far emergere il meno possibile gli elementi più caratterizzanti di questa rivoluzione. Il secondo è quello di negare il ruolo delle masse. È il terrore che hanno delle masse, ma non delle masse del 17, delle masse oggi. Quello che sta accadendo in Catalogna, dopo il compagno sicuramente interverrà su questo, lo dimostra chiaramente. Il tentativo di calunniare, di cancellare il ruolo di decine, centinaia di migliaia di persone che provano a prendere in mano il loro destino. Il terzo, quello più pericoloso, è quello di sovrapporre l'esperienza della rivoluzione d'ottobre a quello che è stato lo stalinismo. E questa è una cosa, come dire, che ritorna negli argomenti che ci sono. Mi ha colpito molto che nella propaganda che si fa sulla questione venezuelana, la borghesia venezuelana e l'imperialismo, lo ha fatto anche Donald Trump, dicano che il socialismo ha fallito. E questo è esattamente lo stesso argomento che viene utilizzato per calunniare la rivoluzione russa. E in realtà, appunto, in Venezuela non c'è stato il socialismo e lo stalinismo è solamente la caricatura di quello che è stato il socialismo e di quello che è il grande assalto al cielo del 1917. In questo senso abbiamo deciso di dedicare una trilogia nell'anno del centenario. Perché crediamo appunto che questa battaglia per una bandiera pulita sia un elemento decisivo in particolar modo per parlare alle nuove generazioni. E allora abbiamo pubblicato un testo di Félix Morro sulla rivoluzione spagnola, rivoluzione contro rivoluzione Spagna, che mancava da molti decenni, e che è importante perché spiega il dispiegarsi dello stalinismo a livello internazionale, ci aiuta a combattere l'idea che non è una questione russa. Non è una questione che riguarda solamente una parte del mondo, ma che è parte di un processo a livello internazionale. Poi abbiamo voluto pubblicare per la prima volta il libro di Pierre Bruegel, Comunisti contro Stalin, il massacro di una generazione. E anche questo è un libro importante. È un libro importante perché ci spiega, non attraverso le figure dei grandi rivoluzionari, di cui un po' si conosce, di Trotsky, di Zinoviev, di Bukharin, di Radek, di Rakowski e di altri, ma attraverso la vita, la battaglia politica di oltre 600 rivoluzionari che hanno animato l'opposizione di sinistra e che in particolare erano operai e giovani, come dire, quegli elementi che formano parte di ogni processo rivoluzionario degno di questo nome. E peraltro è singolare che in questo libro alla fine c'è un passaggio in cui si spiega la vita, la battaglia politica, la lotta che si fa a Vorkuta in un gulag, che paradossalmente è il luogo in cui c'è più democrazia in tutta l'Unione Sovietica, in cui si discute, in cui si legge, in cui si chiede l'accesso alla stampa, in cui ci sono variegate posizioni, non ci sono solo i trotskisti. Ci sono gli anarchici, ci sono i seguaci di Zinoviev, come dire, si mantiene quello spirito di confronto, di discussione aperta, anche di scontro che caratterizza la storia del partito bolscevico. In ultimo abbiamo ripubblicato un testo che manca da molti anni, l'ultima edizione è del 1962 in Italia per la Garzanti, appunto è la biografia di Stalin che Trotsky scrive e che sarà uno degli elementi, e questo non lo dico io, ma è opinione di Esteban Volkov, del nipote di Trotsky, l'ultimo sopravvissuto di quella famiglia che ha dedicato tutta la sua vita alla difesa delle idee del rivoluzionario russo. Ecco, Esteban Volkov dice che a suo avviso questo libro ha accelerato i piani che Stalin aveva di assassinio di Trotsky. E in realtà mi sembra una cosa assolutamente verosimile. Perché? Perché da questo libro emerge chiaramente cos'è la figura di Stalin e soprattutto questo libro ha un'importanza perché risponde a una domanda che spesso ci sentiamo fare. Perché Stalin? Perché ha vinto Stalin? Trotsky era il grande candidato
capo dell'Armata Rossa, era una figura teorica. Stalin in fondo era un mediocre. E anche qui, appunto, non è casuale che nel meraviglioso libro che 10 giorni che sconvolsero il mondo di John Reed, come dire, il ruolo di Stalin sia assolutamente marginale. La realtà è che Stalin è interprete, e in questo libro, come dire, questo aspetto viene descritto in modo assolutamente straordinario attraverso una fonte di materiale gigantesca da parte di Trotsky. Stalin è il frutto di quel processo lì, è l'espressione sociale della sconfitta che c'è in primo luogo a livello internazionale, ma anche, come dire, di una sconfitta generalizzata che c'è e che ha delle cause specifiche. Anche qui la situazione in cui matura la rivoluzione russa, i 21 eserciti stranieri che invadono il paese, e insieme a questo, come dire, il riflusso che c'è, che si sviluppa. Tra di voi oggi, tra di noi, ci sono tantissimi compagni che, insomma, sono veterani del movimento operaio e che sicuramente hanno potuto vedere momenti di grande ascesa della lotta di classe, eccetera. E in questi momenti sono momenti in cui emergono un certo tipo di figure, in cui, per esempio, come dire, l'effervescenza operaia, la gioventù rivoluzionaria, un'intellettualità che si avvicina al marxismo in modo assolutamente disinteressato, emergono, vanno al centro, no, dell'arena politica. Io ho letto qualche tempo fa un racconto del compagno Moscato in cui descrive questo processo attorno all'autunno caldo nella Nuova Opinione di Bari, no? La discussione tra i lavoratori, come dire, questa cosa che alcune generazioni non hanno potuto vedere nella pienezza della sua forza. E in periodi come questi, così come era stata la rivoluzione russa, emergono un certo tipo di figure, da un certo punto di vista eroiche, se vogliamo, da un altro punto di vista con grandi capacità intellettuali. Questo era il partito bolscevico. È stato pubblicato recentemente un bellissimo libro di Lunacharsky, Profili dei rivoluzionari, dove si può tratteggiare chi è il bolscevico. È una persona di grande cultura, è una persona poliglotta, è una persona armata di enorme audacia, è una persona che, anche se viene dal popolo, dal proletariato, si emancipa in questo tipo di processo. E Stalin non era nulla di tutto questo. Stalin era un mediocre, parlava solamente la sua lingua, era appunto una persona che non poteva tenere il confronto rispetto a questi grandi dirigenti, ma che emerge proprio nel processo di riflusso, in quel processo in cui si vedono caratteristiche come il carrierismo, come la burocratizzazione, come dire, in cui in qualche modo non c'è più quella pressione delle masse e vediamo qualcosa di diverso che emerge. Questo testo di Trotsky è molto bello perché è in grado di descrivere questo processo in modo assolutamente straordinario e anche a costruire un ragionamento su quello che è il ruolo della personalità, il ruolo dell'individuo, che certamente come marxisti non possiamo negare, ma anche di metterlo in correlazione con i processi generali a livello sociale. Io voglio concludere, perché non voglio prendere troppo tempo, solamente dicendo alcune parole su questo libro, sul percorso che ci ha permesso di ripubblicarlo, perché questo libro è qualcosa che parte da qualcosa che forse alcuni di voi hanno già letto, le vecchie edizioni di questo libro, ma che è anche molto di più, è anche molto diverso da questo. Perché? Perché nelle edizioni che sono state pubblicate in varie lingue, la prima del 1947 in Italia, la successiva del 62 per Garzanti, ci sono delle enormi omissioni, ci sono 10.000 parole inserite da Charles Malamud, che era il curatore di quell'opera, che non era trotskista, che era un simpatizzante dell'organizzazione trotskista degli Stati Uniti, ma che non è mai stato trotskista, e che attraverso questa vera e propria manomissione del testo ha in una certa misura snaturato alcuni aspetti di quelle che erano le edizioni precedenti. Allora siamo andati a fare un lavoro di ricostruzione lungo 10 anni negli archivi di Harvard, traducendo nuovamente parti del libro, aggiungendo 100.000 parole a quelli che sono i testi
che sono stati pubblicati e provando, ovviamente quest'opera è incompiuta e resterà incompiuta, appunto perché Trotsky è stato assassinato da un sicario di Stalin mentre la stava scrivendo. Ma questa è l'edizione che di più, attraverso anche un apparato di note che c'è, attraverso anche un lavoro di ricostruzione di alcuni frammenti che non potendo inserire nel testo abbiamo inserito alla fine del libro, che di più si avvicina a quello che sarebbe stato il testo di Trotsky. Io non la voglio fare troppo lunga, credo però che momenti come questo di confronto non siano una cosa da consegnare semplicemente al dibattito storico, che pure è importante, ma sono dei momenti per confrontarci sull'idea che, del futuro che abbiamo. E alcune idee guida che emergono dalla rivoluzione russa, dal dibattito che abbiamo oggi, penso che è stato un dibattito molto vitale da questo punto di vista, sono elementi che devono guidare la nostra battaglia politica. Che tipo di società immaginiamo? Che tipo di organizzazione del movimento operaio immaginiamo? Come siamo in grado, come dire, di fare in modo che questo tipo di idee, che le idee del bolscevismo possano essere le idee del futuro? Perché appunto sicuramente di cambiare tutto, di stravolgere la società c'è assolutamente bisogno. Voglio concludere veramente dicendo che ho avuto la fortuna nelle scorse settimane, ad agosto, di incontrare un pioniere del movimento trotskista cubano, Juan León Ferreira, collaboratore del CE e che negli anni dell'allineamento di Cuba, dopo nei primi anni 70, all'Unione Sovietica, è stato incarcerato. Mi ha detto una cosa che mi ha colpito molto, mi ha detto: nella cella dove ero recluso, nell'ultima feria del libro della Havana c'erano i testi di Trotsky. Il primo giorno sono andato, sono tornato il secondo giorno ed erano completamente finiti, erano stati comprati tutti. E questo perché? Perché in una società come quella cubana, che è in un processo difficile di transizione al capitalismo, in cui le divergenze sociali sono crescenti, ancora il futuro di chi vuole combattere il capitalismo sta nelle idee di León Trotsky, e penso che questo sia uno dei insegnamenti che possiamo trarre e sia quella che sarà la musica del futuro nei prossimi anni. Grazie.